a cavallo fra il 4 e il 5% nel Faentino, meno del 3,5% a livello nazionale. Nel nostro territorio è eletto solo Vasco Errani. Per Liberi Uguali il voto del 4 marzo è stato un duro impatto con la realtà. Le proposte della sinistra non sono state accolte dall'elettorato, che invece si è evidentemente dirottato sul Movimento 5 Stelle, abbandonando anche il Partito Democratico. Un problema che non si esaurisce dopo le elezioni, poiché l'anno prossimo si vota in molti comuni della Romagna Faentina e alle regionali. È stato comunque un risveglio perché abbiamo capito in maniera estremamente netta che il messaggio che noi volevamo lanciare attraverso le candidature, attraverso il programma, non è riuscito a permeare quello strato della cittadinanza a cui noi puntavamo. Cioè, volevamo intercettare il voto di quelli che chiedevano una discontinuità col sistema attuale, ma ci siamo accorti il 5 marzo, anzi il 4 marzo notte, che quella voglia di discontinuità, di cambiamento, era già stata decisa dagli elettori italiani, ma in altre direzioni. Ci siamo sentiti soli davanti a una cosa più grande di noi, che non siamo riusciti a intercettare, ci fosse da un po' di tempo in Italia questa progressiva voglia di radicalità nelle proposte dei partiti, noi l'avevamo capita, no? Noi ce lo siamo detto, noi l'abbiamo raccontato, che il mondo stava cambiando, che il vento era completamente cambiato. Quando ci siamo proposti per interpretare quel cambiamento con un programma preciso fatto di politiche puntuali sui vari aspetti importanti e determinanti per noi per rivoltare il modo di concepire l'architettura sociale italiana, in quel momento noi ci siamo accorti che insomma, non riuscivamo a essere credibili di fronte alla cittadinanza. E secondo me, lo aggiungo con tutta chiarezza e franchezza, c'è stato proprio anche un netto rifiuto dei cittadini italiani di fronte alla classe politica italiana, all'establishment. Non scompaiono le voglie di uguaglianza, giustizia e redistribuzione nella gente. Questa roba non scompare. E se questo è l'orizzonte valoriale che una componente di sinistra si dà all'interno di un quadro politico, queste istanze bisogna continuare a portarle avanti, cambiando le metodologie, cambiando il modo con cui noi ci interfacciamo nei confronti della gente, con la consapevolezza che la gente ci ha detto che non andiamo bene, ma quel vuoto lì non è che non possiamo provare a continuare a riempirlo. Sorpreso della scelta dell'elettorato di sinistra di andare verso il Movimento 5 Stelle oppure no? Un po' sì, come ho detto, noi speravamo di essere identificati come un possibile motore di cambiamento. L'elettorato, come dire, c'è un elettorato storico di sinistra, secondo me, che ha abbandonato gli orizzonti convenzionali a cui si rivolgevano in chiave politica, che già da tempo si era rivolto ad altri cartelli elettorali, ad altri modi di intendere le soluzioni sociali, e mi riferisco a tutto anche l'incremento che ha avuto la Lega nel nostro territorio. È un po' che si è consumato questa divaricazione. Io penso che una parte di quegli indecisi di centrosinistra, sui quali noi puntavamo con tutta onestà, abbia deciso alla fine di provare a rovesciare il tavolo. Non che il Movimento 5 Stelle sia semplicemente il disequilibrio e i rovesciamenti dei tavoli, però sicuramente ha in sé un programma e un orizzonte valoriale che a me appare indeciso, confuso, poco risolutivo. Però di fatto, cioè, su questo non c'è neanche bisogno di un grande commento, gli italiani sono andati lì. Un'altra cosa che secondo me bisogna anche avere la consapevolezza di dire è che al netto dell'atomizzazione dell'offerta di sinistra, il risultato è stato scarsissimo per tutti.
La somma dei partiti della sinistra, diciamo, più intensa, adesso i numeri non me li ricordo, ma non arriva alla metà di Casa Pound. Abbiamo comunque, perché il giorno dopo le elezioni qualcuno ha anche detto: ma voi raccontavate di un pericolo di un ritorno neofascista, di un ritorno a un modo più semplice per gestire le cose, no? In realtà, guardate i voti delle parti che dichiaratamente si sono espresse in quella direzione, hanno ottenuto dei risultati scarsi. Io dico in realtà che questa cosa non è vera, perché in realtà il 30%, insomma la somma dei partiti del centrodestra e di una parte di alcune componenti ideologiche del movimento hanno quell'imprinting lì, hanno quell'imprinting nel caso specifico della Lega di ragionare sulla soluzione dei problemi, portando come soluzioni possibili un'insofferenza alla questione europea, e questo è un tema forte che attraversa tutti i partiti che hanno avuto un vento migliore, sia il Movimento 5 Stelle che tutto il sistema del centrodestra, specialmente la Lega, e anche, come dire, nell'accreditare come pericolo e come problema, come problema scatenante la disuguaglianza sociale, la presenza di immigrati e questo spettro di invasioni barbariche. Ecco, questo è un tema, e noi leggiamo questo tipo di risposta, che a me fa venire una riflessione, cioè sicuramente sul tema Europa e sul tema immigrazione il centro-sinistra e la sinistra negli ultimi anni hanno parlato con voce evidentemente flebile, perché il risultato è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo bisogno realmente di un sistema Europa che faccia crescere i nostri territori, però nella consapevolezza che il processo è fondamentale, vincente, e che bisogna però finalmente trasformare quello che l'Europa dice in obblighi cogenti per gli Stati membri. Parlando di fantapolitica, qualora il Partito Democratico mettesse da parte l'ala renziana, qualora Renzi fondasse il partito di cui si sta parlando in questi giorni, un ritorno all'interno del Partito Democratico potrebbe essere possibile? Ma io, a me interessa poco, cioè, i nomi delle persone che ci sono, e io su questo spero di essere stato sempre abbastanza coerente. Cioè, io voglio parlare di politiche, e sono convinto che ci sono tante politiche, a partire da quelle due di cui ho parlato prima, il tema Europa e il tema immigrazione, che all'interno del centro-sinistra, dopo la batosta del 4 marzo, avranno l'urgenza di tornare di attualità. Cioè, sono tante le cose che ci accomunano con la galassia del centro-sinistra, sono tanti punti, ma sono anche tanti punti che ci hanno portato a uscire dal Partito Democratico, additando alcune politiche precise, soprattutto sul tema del lavoro, come responsabili della forbice crescente fra ricchi e poveri in Italia, perché questo è un numero, che è una forbice crescente che, come dicevo prima, non è solo italiana, ma attraversa tutto il sistema dell'Unione Europea. Quindi il mio tema è: io vorrei ragionare di politiche sia nazionali che territoriali, che locali, perché attraverso quelle noi miglioriamo il paese, e nel far quello sicuramente la gente ricomincerà a guardare l'alternativa, perché a questo punto siamo un'alternativa di sinistra, di centrosinistra, in una maniera piena di ottimismo e di speranza. Però noi dobbiamo ragionare di politica, non di persone o di altri temi, è qualcosa che proprio non mi interessa. La divaricazione in quest'ultimo periodo è stata proprio sulla, almeno per me, ma per tutti quelli che io ho incontrato in questo cammino, proprio un netto disaccordo sulle politiche effettuate negli ultimi anni.